benvenuti alla prima puntata di Ponti Blind Plate, piatti che conquistano ad occhi chiusi. Sono state selezionate dallo chef Filippo Lamantia 5 ricette finaliste e qui oggi ho la prima finalista per cominciare la prima puntata insieme. E quindi do il benvenuto a Silvia. Ciao Silvia. Ciao Chiara, come va? Benissimo, tu sei pronta? Dovrei. Vedo che hai già il grembiule. Sì. Non posso che completare la vestizione con il cappello. Ora sei pronta davvero. Cominciamo? Sì, cominciamo. Allora, raccontami un po' cosa fai. Qual è la ricetta che hai scelto? Io ho scelto di fare un tortino che ha una base in pasta fatta con farina di grano saraceno e poi dentro una crema di formaggio con toma, perché io vengo dalle vallate moregalesi, il grano saraceno e la toma sono tipiche. E poi in uscita dal forno metteremo sopra una julienne di mele spadellate insieme ai carciofini e ai peperoni della Ponti. È una ricetta bella strong, perché il formaggio si sente. Il formaggio si sente anche il profumo. E che prodotti hai scelto di Ponti da mettere in questa ricetta? E ho scelto i peperoni, questi. Che li andremo a tagliare? Sì, li andremo a tagliare a striscioline. Okay. E i carciofini. E vanno in cottura o sono da aggiungere alla appena fine? Appena spadellati, quindi proprio una cosa minima. Perfetto. Sei anche una persona passionale. Ma conquisteresti un uomo con questo piatto? Oddio, mio marito è piaciuto, ma ormai... Timida non mi sembri. No. Vero? No. Ok. Sembra anche molto croccante. Romantica? Anche molto romantica, io piango sempre davanti ai film. Sì. Il mio film preferito è C'è posta per te. E invece eccentrica? È abbastanza. Sì? Sì, perché... In cosa eccentrica? Ma un pochino in tutto, nel fatto anche la mia età di essermi messa in gioco a venire qui. Blind plate, blind plate, blind plate. Ma se lo scrivevano in siciliano, cioè non è uguale dell'inglese, scusami. Cioè perché? Mettiamo sopra le nostre lamela con le verdure saltate. Quindi scegli poi quello che ti piace di più. Dai, belli sono belli, c'è un bellissimo contrasto di colore. Peccato che non li possa vedere. Allora la mettiamo qui. Io la copro. Eccoci qua, buongiorno chef. Buongiorno Chiara. Allora, davanti a lei c'è il piatto che abbiamo preparato. Ma posso odorarlo? Certo. È qualcosa di infornato, uno sformatino. Chissà. Forse c'è anche un po' di peperone. Il peperone c'è. Possiamo già dire se è uomo o donna? Per me è donna. È donna? Sì. Ma sarà una donna del nord, del sud, del centro o delle isole? Secondo me centro-sud. E potrebbe essere anche una persona romantica? Romantica non lo so. Quindi donna potrebbe essere passionale? Vabbè, la passione, quella ovviamente in cucina, ci deve essere sempre, perché un piatto deve avere veramente tanta passione. Anche un po' eccentrica questa donna? No, non lo so, eccentrica no, assolutamente. No? No, perché fare un tortino infornato non è eccentrico. Perché per lei questo è un tortino infornato? Sì, assolutamente. Un tortino a base di cosa? Ma guarda, c'è il peperone, ovviamente credo che ci sia dell'uovo. Secondo me c'è un po' di formaggio. Sì, è buono, sì, è buono. Quindi una donna brava. Si può mangiare, assolutamente sì. A questo punto io toglierei la benda. Ah, il luce fu. Eh sì. Intanto vediamo il piatto come era all'inizio. Sì. Eccolo qui. Grano saraceno. Grano saraceno. Abbiamo il peperone, certo. Abbiamo il carciofo, avevamo la mela. Diamo un voto a questo impiattamento? 5. Andiamo a conoscere... Magari. Magari allora andiamo a scoprire. Io ho detto una donna, invece un omone corpulento, che ne so. Chissà, magari è del nord. Palestrato, tatuato, che ne so, guarda. Eccolo, girati. La barba però, piacere. Che piacere, guarda. E non sono del sud, sono del nord. E complimenti. Grazie. Bene, complimenti cara. Anche a voi. Grazie mille.